basta che poi no, vai. Perché una volta ma è caro, non tutto. È caro. No, sono con Bruno Scioli, vi lascio dire che ci spiega il vero senso della manifestazione mediterranea che ha fatto tanto discutere in questi giorni. Allora, ci tengo a spiegare, buongiorno a tutti innanzitutto, che il nome della scritta Mediterraneum è stato scelto per rappresentare la spiaggia delle Calandre nel mondo da una multinazionale che è la Reef, che sostiene appunto i ragazzi del surf, e ci tengo a precisare che fra poco tempo le Calandre sono 40 anni che durante il periodo invernale vengono frequentate da ragazzi del surf, dalla Francia, dall'Inghilterra, addirittura dall'Australia, dal Piemonte, dalla Lombardia, a tutti gli effetti una specie di turismo invernale che, se promosso adeguatamente, porterebbe anche delle risorse alla città di Ventimiglia nel periodo che la città è in letargo, ovvero sia il periodo invernale, quando le mareggiate colpiscono il nostro litorale. Ecco, una cosa che è uscita in questi giorni, tutti pensano che questa scritta sia un murales, in realtà non lo è. No, in realtà non è un murales, sono 13 pannelli che verranno dipinti da 13 artisti, addirittura alcuni che espongono i loro quadri in Giappone, in Francia, in località prestigiose, quindi artisti abbastanza famosi, che dipingeranno questa scritta, e i pannelli verranno installati dall'associazione per un periodo che va per il periodo estivo, e dopodiché questa scritta verrà staccata e le lettere verranno messe all'asta appunto per pagare il progetto di ripascimento delle Calandre, che la nostra idea è rendere le Calandre, tutto il pezzo fino a Muro Russo, renderlo di nuovo con la sabbia come era 30 anni fa. Allora, ci tengo a precisare inoltre che quest'anno ricorre il 30 anni da quando nel 1987 io, appassionato surfista, Danilo Parodi, residente sopra le Calandre, l'allora sindaco Cassini e Juan de Pinot, un noto pescatore dell'epoca, ci mobilitammo appunto perché l'erosione del muro della ferrovia portò gli ingegneri della ferrovia a decretare che una scogliera sarebbe stata la soluzione ideale per proteggere il suddetto muro. Ma noi, da buoni liguri indomiti, raccogliemmo una petizione che forse è stata la prima petizione della città di Ventimiglia mai raccolta, e fermammo questa scogliera. Quindi molti ventimigliesi dovrebbero essere informati che noi ci teniamo alla salvaguardia delle Calandre e non che vogliamo creare scempi o atti di vandalismo come tante persone hanno detto, ecco. Per fare il ripascimento, i sacchettoni sono una soluzione? Allora, l'attuale scogliera soffolta è praticamente il freno che blocca tutta la sabbia. Tutta la sabbia di Calandre è bloccata sul lato esterno della scogliera, e il lato interno della scogliera è profondo più del lato esterno. Quindi un adeguato dragaggio, ovvero sia una pompa con una chiatta che pompi la sabbia, creerebbe di nuovo il litorale, perché la stessa scogliera poi dopo impedirebbe la fuoriuscita di questo materiale, ecco. Ricordiamo che le Calandre è l'unica specie di sabbia naturale che c'è in zona. Sì, e soprattutto è la prima località per la pratica del surf da onda arrivando dalla Francia. Cioè, il primo posto per la pratica del surf in Italia sono le Calandre.